come va? Non lo so. Con tutte le pasticche contro il mal di mare che ho preso, non so più se siamo in auto, sulla nave o ancora a casa nostra. Mi sento un po' responsabile. Ma che c'entri tu? È il mio analista che me l'ha quasi ordinato. Vai, vai sul traghetto. Però meglio un po' di panico in mare che una guardia medica in ospedale, no? Ci pensi? Siamo in vacanza. Però di delfini non ce n'è nemmeno uno. Me l'avevate promesso. No, è il motore che frena, siamo arrivati. Ah, amore, solo un'ora di traghetto. Dico, se fosse Lampedusa sarebbero 5, 6, 7. No, però certe volte sei proprio crudele. Ti prometto che sono le ultime scosse. D'ora in poi, solo pace e quiete totale. Simona, dormi da quando siamo partiti. No, non avrei dato anche a lei quelle porcherie, eh? No, ma quando non ti senti? Sì, non mi senti. Una pasticca solo, sai com'è fatta, se no si agita, no? Andiamo solo a recuperarla, forza. Tu vai di sopra, io guardo nel salone. Sì. Simona! Simona! Papà, Luca! Simona, dove andiamo la delfini? Ma nessuno mi ha svegliato per vedere i delfini! Tanto non ce n'era neanche uno! Dai, andiamo, forza! Ma che sta succedendo? Non lo so, andiamo! Luca! San Michele, vergogna, vergogna! Vogliamo San Michele, vergogna! Ma quello non è... Vittorio De Blasi! È tornato sull'isola! San Michele, vergogna! Devo forse più vecchio. Grazie 54. Come me. Ma sei tu, Vittorio! Don Paolo! Ciao! Dio buono quanto tu sei invecchiato! Cosa? No, dicevo che te tu sta benissimo! Anche tu stai bene! Ti presento la mia famiglia, mia moglie Valeria. Piacere! Simona e lui è Luca! Senti, ma che sta succedendo qua? Protestano per San Michele. San Michele, cioè? L'ospedale, Vittorio. Ah, quello che era in costruzione. Sempre quello. In costruzione 10 anni fa, ma non è mai entrato in funzione, Vittorio. Ah, non si può passare per la manifestazione. Mi sono venuta a fermare prima. Valeria! Ciao, Stefania. Bello, vero? Oddio, come non mi piace? Stupendo, no? Caro professore, fra poco ti rivedrò. Quanti anni sono passati? Troppi. Abbastanza per capire che avevi ragione. Lo so, tu eri il mio maestro, ma io, come tutti i giovani allievi, non sempre volevo credere che tu sapevi. Tu sapevi che avrei dimenticato questo mare, questa terra, questa gente. Ma che sarei tornato proprio qui, non appena i miei occhi si fossero aperti sulla paura. La paura di non sapere più descrivere le emozioni. Di non riuscire più a comunicare l'orrore delle cose che avrei visto. La paura che le parole non sarebbero state sufficienti per mutare questa abitudine che tutti hanno all'orrore. Ti scrivo per accettare il tuo invito mentre sto lasciando il giornale. Non ci tornerò più, questa realtà non la voglio più affrontare. Dovrò inventarmene un'altra, non lo so. Ci proverò con l'aiuto della mia famiglia, con l'aiuto della tua saggezza, della tua amicizia. Per questo accetto questo ritorno al passato, alla mia isola, alla tua casa, dove ti trovavo sempre pronto ad ascoltarmi. A presto, Vittorio. Ecco di qui. Eccomi qui, professore. Guarda un po'. Lisa, ma tu ci vai alla presentazione della lista nuova? Ci vado, sì. Ho promesso al professore che glielo facciamo noi lo striscione con il simbolo. Se tu ci vai, devi andare anche dal parrucchiere.
Non è una festa, è una campagna elettorale. Ma allora non l'hai saputo? Non l'ha sentito Radio Serva? Ma se lo sento tutto il giorno qui dentro. Allora è meglio che tu lo sappia prima di andare a quella riunione. Ma che c'è? Ma che ci avete? È tornato Vittorio.